Ehi, bella gente! Pietro Spataro è qui presente. Oggi, post partita di Juventus-Lecce, finito 2-1 per la Juventus. Finalmente si torna a vincere in campionato dopo un mese, nella mancata partita contro il Verona, guarda. Che dire, questa vittoria, momentaneamente la Juve è seconda. Seconda. Dobbiamo attendere altre partite, in realtà. Che dire, consolidiamo la zona Champions e andiamo avanti. Parliamo della partita allora. Paredes fa il suo primo gol in maglia bianconera. Che punizione ha tirato! Che punizione ha tirato! E io ho detto: Oh mio Dio, che cazzo di gol! Mamma mia! Complimenti a Paredes anche! E la Juventus ha segnato il numero 32, Leandro Paredes, Leandro Paredes, Leandro Paredes. Ok, poi 2-0, annullato per fuorigioco millimetrico di Miretti su una bella scucchiaiata di fagioli. Contro di noi sempre gli arbitri contro di noi, guarda. Al possibile 2-0 Juve. All'1-1 del Lecce sul calcio di rigore. Danilo, tocco di mano, rigore per il Lecce. L'aveva intuito Szczęsny il calcio di rigore. Peccato che l'ha tirata forte. Se uno tira forte, è normale che ti riesce il rigore. Peccato. Dopo 3 minuti torna in vantaggio la Juve con un gran cross di Kostic. Che assist, però. Che assist per Dusan Vlahovic. Dopo 3 mesi, torna a segnare in Serie A. Dai, Dusan, il serbo. Ha fatto un gol da attaccante vero, Dusan Vlahovic. Grande Dusan. Dai. Finisce il primo tempo 2-1. Poi nel secondo tempo alcuni gol mangiati, ho visto. Miretti si è mangiato l'impossibile, parliamoci chiaro. 5 e mezzo gli do, Miretti o 6? Poi Di Maria 6 e mezzo gli do. Anche Di Maria ha giocato bene. Grande giocatore. Come sempre. Poi quella che ho visto io, il grande contropiede di Chiesa. Doveva servirlo Kostic ed era solo davanti alla porta Kostic. Poteva fare benissimo il 3-1. E invece soffriamo fino all'ultimo, come al solito. Questa è un'incazzatura per un tifoso. Vabbè, il Lecce ho visto che ha sfiorato per tante volte il pareggio sul calcio d'angolo. Miracolo, di Szczęsny, doppio miracolo. Mamma mia, ce la siamo vista brutta però. Poi quando è entrato Pogba, si vede la qualità di questo calciatore francese, il trentenne Paul Pogba. Qua gli do una sufficienza tonda tonda, 6. Danilo, purtroppo, sotto il 6 meno o 5 e mezzo gli do. È la seconda volta che ha concesso un rigore agli avversari dopo Bologna. Peccato, ragazzi. Siamo a 63 punti, siamo momentaneamente secondi. Ora domenica testa all'Atalanta alle 12:30 a Bergamo, che non sarà una partita molto, molto fa. Non sarà una partita facile, è troppo difficile questa partita. Comunque, un bel regalo di compleanno mi hanno fatto per i miei 23 anni, sempre fino alla fine Forza Juve. Lasciate un like e iscrizione al canale e commentate. Ciao belli!